Il reato di disastro ambientale recentemente introdotto è sufficiente per punire chi distrugge il territorio, quindi la normativa c'è e va solo applicata. Ma non bastano le leggi, serve anche maggiore attenzione da parte degli enti locali, regioni in primis. A Salerno, per la presentazione del libro Piccole Italie, il presidente della Commissione Ambiente alla Camera, il deputato PD Ermete Realacci, bacchetta il governatore campano Vincenzo De Luca sul modo in cui è stata affrontata l'emergenza incendi. Se vogliamo combattere gli incendi ci dobbiamo occupare non solo quando le fiamme divampano, ma ce ne dobbiamo occupare prima, bisogna fare prevenzione. Su questo ci sono dei ritardi anche da parte delle regioni, anche da parte della regione Campania, che ha fatto meglio di altre regioni, penso alla Sicilia che probabilmente è la maglia nera, ma insomma si poteva sicuramente fare di più. Dopodiché è necessario che non solo si sia efficaci nell'azione di spegnimento, ma si sia duri nel colpire i piromani. C'è una legge del 2000 che dovrebbe servire a tutelare i terreni percorsi dal fuoco, c'è una legge sugli ecoreati, di nuovo, che abbiamo approvato alla Camera e su cui c'è stato un forte lavoro con Tino Iannuzzi, con Enrico Borghi, io sono il primo firmatario di quella legge, che istituisce un nuovo reato, il reato di disastro ambientale, un reato punito molto duramente. Sono da 5 a 10 anni con degli aggravanti se uno distrugge delle aree protette, delle aree di particolare pregio. Questa legge va messa in pratica perché bisogna anche colpire questi farabutti.